ciao a tutti e benvenuti nel bel mezzo della mia barberizzazione. Vi do il benvenuto alla terza puntata di Barber Mind, la nostra serie web che parla del mondo del barbershop e della barbiere tradizionale. Oggi, come anticipato nella seconda puntata, vi parleremo della nostra fantastica esperienza al Motor Show, 8 giorni fantastici. Tra l'altro abbiamo barberizzato tantissimi uomini e ne abbiamo selezionati 2 o 3 da farvi conoscere, che hanno rilasciato un'intervista con la loro impressione su quello che hanno provato durante la barberizzazione. Volevamo partire da Enrico. Enrico è un ragazzo di Padova, è venuto apposta al Motor Show, ha pagato l'ingresso per venirci a conoscere e per provare il nostro servizio. Volevamo sentire che cosa ne pensava. Sentiamo. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh man, that music's gone, gone. Said crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Oh man, that music's gone, gone. When I go out and I want a treat, find me a band with a solid beat. Take my chick and we dance about. When they start rocking, boy, we start shouting, shouting. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Crazy man, crazy. Man, that music's gone. Crazy man, crazy. Pronto? Crazy man, crazy. Pronto? Crazy man, crazy. Ciao, sono Enrico, siamo al Motor Show e oggi mi sono fatto fare barba e capelli e ho messo a posto la testa da hero. È un'esperienza fantastica, ve lo consiglio per tutti quelli che vogliono curare il proprio aspetto. Yo! Beh, a quanto pare per Enrico è stata un'esperienza fantastica, siamo molto felici e ci rivedremo presto di sicuro. Passiamo adesso a Vito e Marco. Vito e Marco hanno voluto provare questa emozione e hanno voluto provare il nostro servizio di regolazione, di condizionamento e trattamento barba con tanto di impacco di olio, con i panni caldi. Vediamo cosa ne pensano loro. DJ. Yeah, this is a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Questa esperienza di farmi la barba da Hero, devo dire, molto soddisfatto,
atleta che abbia sempre detto. Fare grandi cose. Un tocco femminile di fare. Veramente. Un grande applauso per Valentina. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est la vie. Sono stato qui dai ragazzi, sono fatto una bella barba e hanno usato dei prodotti irlandesi fantastici, tornerò. Bene, a quanto pare anche per Vito e Marco è stata una fantastica esperienza, abbiamo raccolto dei feedback positivi, siamo molto felici. E mentre stiamo ultimando la mia barberizzazione, e vi lasciamo a delle immagini dove un attimino vi facciamo vedere quello che sono stati questi 8 giorni a Motor Show. Siamo stati felicissimi di partecipare a questa grandissima manifestazione internazionale, siamo molto onorati. Godetevi queste immagini, ci vediamo tra poco quando sarò già barberizzato. Barberizzati! 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 Eccoci, quello tutto ci portava a pensare che Simone potesse aver già finito di barberizzarmi, ma ancora non ha finito. Vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima puntata, che sarà la quarta. E vi lasciamo con un'intervista che abbiamo rilasciato alla una TV durante il Motor Show. E niente, vi lascio, anzi soprattutto vi lascio una raccomandazione importantissima: barberizzati!
sono qui in compagnia con Iro di Barber Shop. Insomma, barbe e capelli stiamo facendo qui al Motor Show, giusto? Barbe e capelli, siamo qua da venerdì praticamente, sta andando benissimo, siamo molto soddisfatti. Che cos'è Barber Shop? Barber Shop è una mentalità, diciamo che è l'ambiente un attimino che si usava negli anni 40 in meridione in Italia, che è stato poi portato in America con questo stile molto, molto retro, molto vintage, dove l'uomo si può prendere cura di se stesso. Quindi un ritorno al barbiere, e anche perché poi le tendenze del momento vedono l'uomo con la barba, giusto? Assolutamente sì, fortunatamente sì. L'uomo con la barba sta andando molto di moda, molti prodotti per barba, molti prodotti per capelli stanno tornando molto in voga. E noi stiamo appunto cercando di trasmettere, di ritrasmettere questo vecchio rito, questo vecchio rituale del ritrovo dal barbiere per curarsi barba e capelli. L'idea è tua? L'idea è mia, nasce nel 2002, diciamo che ho fatto i vari step, gli step che stanno facendo oggi magari i parrucchieri trasformandosi in barbieri. Noi abbiamo avuto questa idea nel 2002, l'abbiamo fatti con qualche anno di anticipo e ci siamo ritrovati al Motor Show a fare questa dimostrazione. Progetti per il 2015? Tantissimi, fondamentalmente stiamo lanciando una nuova linea di prodotti per la cura della barba, per la cura dei capelli, che saranno il nuovo brand collegato a Iro Barbershop, che sarà il Barber Mind, e partirà una catena di franchising proprio con gennaio del 2015. Infatti, se volete insomma andare da Iro Barbershop, dove vi possiamo trovare? Al momento la casa madre dove nasce il tutto è a Bucinasco, in provincia di Milano. Riceviamo tutti i giorni con appuntamento, siamo molto ricercati, quindi bisognerebbe chiamare un pochettino prima per prendere l'appuntamento. Ci piace distinguerci, quindi quando siamo diventati barbieri 10 anni fa ci siamo distinti, a oggi che tanti vogliono diventare barbieri stiamo cercando di distinguerci in un altro modo, creando appunto questo marchio e creando questa catena di negozi per far capire che è un barbiere, ma è un barbiere di un altro tipo di qualità. Ai nostri telespettatori diamo anche i vostri contatti social, sito web. Sì, il sito web è www.irobarbershop.it, social network, siamo su Instagram, siamo su Facebook, su Pinterest, su Google+, come Iro Barbershop. Grazie ancora Iro e non perdiamolo di vista. Grande, grazie, vi aspettiamo allora. Barberizzati!